Nella pillola precedente ho mostrato come recuperare il contenuto testuale da un Google Docs per inviarlo come corpo del messaggio di un'email. In questa pillola ti mostro come adattare il codice affinché tu possa recuperare da un Google Docs anche le immagini e mantenere il formato originale dei caratteri, nonché quello di eventuali tabelle. Questo è il semplice contenuto testuale recuperato da un Google Docs e inviato via email come mostrato nella pillola di UpScript precedente. Il codice che ti mostro in questo video permetterà di inviare invece un messaggio di posta tramite Gmail con questo tipo di contenuto, con grassetto italico nel testo, una tabella, immagini e collegamenti ipertestuali. Il codice è il seguente, apparentemente più complesso del precedente, ma che non necessita di essere modificato nelle sue parti funzionali. Dovrà essere indicato solo l'ID del Google Docs di interesse e ovviamente il destinatario delle mail e l'oggetto della comunicazione. Il resto della funzione, in totale trasparenza, recupererà il contenuto HTML del documento per codificarlo in base 64, affinché possa essere riconosciuto e gestito da Gmail, che lo invierà come corpo del testo del messaggio. Affinché il tutto vada a buon fine, sono necessarie due accortezze: l'aggiunta del servizio Gmail, effettuabile con un clic dal menu Servizi sulla sinistra dell'editor, e, per evitare di ottenere un messaggio di mancata autorizzazione, dovrà essere modificato manualmente il file manifest, che è questo con nome upscript.json. Per visualizzarlo basterà spostarsi nelle impostazioni del progetto e spuntare la relativa casella. La modifica da effettuare è l'aggiunta degli opportuni ambiti. Ti lascio in descrizione il link dove puoi copiare e incollare il costrutto da aggiungere nel manifest, oltre al codice mostrato. Non resta altro che eseguire la funzione e godersi il risultato nella casella di posta, formattato così come lo abbiamo preparato nel documento di Google. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa videopillola. Inoltre, ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, perché di queste funzioni, trucchi e suggerimenti ne ho un bel po' in cantiere. Mi sono costruito un repository negli anni che voglio condividere con te. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!